prima di augurare buone vacanze a tutti, gli operatori dei media, il direttivo provinciale, il parlamentare e quant'altro, facciamo solo un breve inciso relativamente al fatto che il partito, al di là delle singole persone che giustamente meritato ricordo, giusto che se lo rodano, è in Piemonte particolarmente, visto che insomma siamo stati coinvolti in diverse campagne elettorali, non soltanto amministrative ma anche nelle regionali e nelle europee. Per quanto le persone giustamente vadano a godersi il riposo, il partito non va in vacanza, giustamente, perché il fare politica da un certo punto di vista implica anche il fatto che si fa politica anche nel mese d'agosto, anche nel mese di settembre, anche nei momenti in cui si pensa che la politica chiuda. Invece la politica, quando è Fratelli d'Italia a farla, non chiude e continua quella che è in questo momento la necessità di fare quella comunicazione relativa non alle iniziative del governo che giustamente adesso andrò a illustrare, ma al programma di governo che i cittadini hanno votato 2 anni fa e che il governo Meloni deve attuare. Non è una scelta del governo quella di attuare tutta una serie di riforme di cui parleremo adesso, non è una scelta, è una scelta dei cittadini, perché i cittadini hanno votato il governo. I cittadini hanno votato il governo Meloni perché attuasse un determinato programma e quindi adesso siamo in corsa per l'attuazione del programma che è stato votato dai cittadini insieme alla compagine di governo. Oggi ospitiamo qui la conferenza stampa di presentazione appunto delle iniziative estive che riguardano la comunicazione relativa alle riforme che il governo sta attuando insieme al Parlamento, insieme a quelle che sono tutte le istituzioni atte a compiere queste istituzioni, e si è scelto di farlo arrivare ora innanzitutto per comodità mia, ma anche per un motivo, lo dico soprattutto alla stampa locale, che penso che questa sia l'ultima volta che ospiteremo qualche evento in questa sede, perché dopo 30 anni per motivi legati alle esigenze del proprietario avevo promesso che le avremmo lasciato liberi i locali. Solo aprire, perché se qualcuno chiedo a chi chiede il canavese mi dia una mano nel gestire quelli che eventualmente arrivano adesso. No, dicevo che quindi si è fatta arrivare, anche perché è giusto che comunque le presentazioni delle iniziative della provincia si facciano sul territorio della provincia, adesso stato che si è iniziato la canavese è semplicemente una comodità, anche un modo per salutare questa sede, ma sicuramente saremo itineranti e ringrazio a proposito tutti i membri del Consiglio provinciale. Voglio salutare in particolar modo chi è presente, quindi l'onorevole Bruno Montarulli, voglio salutare i 3 consiglieri regionali eletti di Fratelli d'Italia, vi dico, vi cito per cognome così, Antonetto Vinzoni, Ravello del tecnico alfabetico, e che soltanto ieri, penso che ieri, che abbiamo incrociati a Torino, a Caldati, tutti e 3 li ho visti per caso, quando sono passato in macchina via Fieri, li ho visti tutti e 3 Caldati, Fusi e quant'altro. No, questo per dirvi che dal punto di vista del partito, innanzitutto siamo contenti che ci rappresentiate il Consiglio regionale e quant'altro. Sono contento che come membri di diritto del direttivo provinciale siate qui, ma nello stesso tempo è giusto che siate anche voi i promotori dell'iniziativa che il partito propone. Cosa consiste l'iniziativa? Consiste nel fatto che si vuole fare comunicazione relativa alle riforme del governo che fondamentalmente riguardano 4 argomenti obiettivamente importanti, che non da poco, che non spero per avere notizia se l'assessore non arriva o meno, dovrebbe arrivare, quindi quindi da questo punto di vista diciamo che quando parliamo di fisco, giustizia, premierato, autonomia, parliamo di argomenti che non poco sfiorano la vita e l'ordinamento, il nostro ordinamento nazionale, ma che allo stesso tempo toccano da vicino la quotidianità dei cittadini. Penso che non sia il mio compito quello di illustrarlo nei dettagli, però è evidente che se si propone, come è stato proposto,
corso legislativo attuale, una riforma del fisco che vada più incontro alle esigenze dei cittadini. Pensate che cosa significa per un'azienda programmare la fiscalità per un biennio invece di aspettare all'ultimo per sapere quante tasse deve pagare, quanto possa incidere sulle liquidità e quant'altro. Quanto significa per un cittadino poter confrontare con l'Agenzia delle Entrate che cosa significa pagare le tasse o magari la rateizzazione fino a 82 mesi invece che 84 invece che 72, che cosa significa il riordino delle aliquote IRPEF, peraltro al ribasso, sono accorpate, state accorpate le prime due al 23%, quindi tutte iniziative che da questo punto di vista semplificano la vita dei cittadini, tolgono della burocrazia, diminuiscono l'onere contributivo sui cittadini, ma nello stesso tempo, ed è questa la cosa più importante, il percorso diciamo virtuoso che si vuole attuare porta anche un maggior gettito, perché un cittadino che è agevolato nel pagare le tasse è evidente che le pagherà, non dico più volentieri come qualcuno che diceva pagare le tasse bellissimo, ma le pagherà in maniera più agevole e sicuramente da un punto di vista del dello Stato, che comunque con le risorse tributarie vive, mantiene la macchina e quant'altro, con un maggior gettito e soprattutto con la continuità con la continuità di gettito gli si permette anche di attuare una programmazione, quando voterete immagino da settembre in poi tutti i documenti legati alla finanziaria, sapere avere una previsione di gettito costante sicuramente significa semplificare il lavoro. La giustizia, noi peraltro siamo piemontesi, abbiamo anche il sottosegretario Del Mastro che è biellese, quindi insomma siamo rappresentanti di quel ministero anche da un punto di vista regionale. La riforma della giustizia è un argomento di cui si parla penso da 40 anni, si è messo mano anche a quello, che significa non sposare la causa dei giustizialisti contro i garantisti o argomenti di questo genere che lasciano il tempo che trova, lo dico con rispetto nei confronti degli organi di stampa, da un punto di vista del partito, uno schierarsi che il partito non ha voluto mai fare. Noi non ci siamo mai definiti garantisti o giustizialisti o quasi fossero degli schieramenti o delle prese di posizione. Faccio mie quelle che sono le frasi che vengono spesso ripetute anche dai nostri parlamentari. Noi siamo garantisti nell'attuazione del processo decisionale per sapere se un cittadino è innocente o colpevole, siamo però a quel punto determinati a far sì che appunto la certezza della pena ci possa porre dal punto di vista di chi dice benissimo la giustizia ha accertato la colpevolezza, adesso però la pena la devi in qualche modo scontare, però in un percorso che sia di garanzia per l'imputato, sia di garanzia anche per la macchina della giustizia, perché non è che si va a minare l'indipendenza dei magistrati, anzi fare due CSM, uno per chi intraprende il percorso giudicante, l'altro per chi intraprende il percorso di pubblico ministero, significa rendere autonomi pubblico ministero e giustizia giudicante anche tra di loro, cioè indipendenti nei confronti della politica, ma anche indipendente tra di loro, fare in modo che chi giudica non sia tra virgolette permeato o influenzato o abbia avuto relazioni di un certo tipo anche nello spostamento da un'area all'altra tra chi accusa e chi è portato a giudicare. Quindi indipendenza della magistratura sì, ma indipendenza a 360 gradi nei confronti non soltanto della parte della difesa, ma nello stesso tempo anche indipendenza di chi giudica dalla parte di chi accusa. L'autonomia differenziata, su questo tema potrei dire una cosa molto semplice. Quando lunedì ho visto i banchetti della CGIL raccogliere le firme contro l'autonomia differenziata, ho capito che siamo dalla parte giusta. Ma al di là di questo, perché poi la politica fatta in negativo non ci appartiene, non mi appartiene, quando parliamo di autonomia differenziata, e lo dicevo poco prima, io faccio questo di ragionamento. Allora, premesso che l'autonomia differenziata è un percorso che è iniziato nel 2001, peraltro con il centrosinistra al governo,
condiviso dalle regioni allora guidate dal centro-sinistra, adesso per fortuna regioni guidate dal centro-sinistra ce ne sono pure di meno, ma quando si è intrapreso questo percorso nel 2001 c'era una certa condivisione che significava un percorso di responsabilizzazione della classe dirigente regionale locale. Questo cosa significa? Che avremo scuole diverse, sanità diverse, servizi diversi a seconda delle regioni? No, no per quanto riguarda le scelte del governo centrale, ma se in questo momento abbiamo dei malati che dalla Calabria o dalla Puglia si spostano in Lombardia o in Veneto o anche in Piemonte per farsi curare, significa che in questo momento abbiamo una differenziazione che non è propria. Perché non è giusto che un cittadino di una regione abbia dei servizi diversi. Allora, e questa è stata una battaglia anche di Fratelli d'Italia, devo leggermi la frase perché io questa, il LEP, di cui conosciamo tutti l'acronimo, ma che sono i livelli praticamente di servizi, i livelli qualitativi di servizi, saranno determinati dallo Stato centrale, le regioni che attueranno un determinato livello di servizi potranno accedere alla differenziazione che sarà una differenziazione in termini, non in termini di qualità di servizio, ma una differenziazione in termini di attuazione di quel principio di sussidiarietà per cui l'amministrazione più vicina ai cittadini, se ne ha le risorse, se ne ha la capacità e se ne ha anche il consenso, può gestire delle materie in più rispetto a quelle di altre regioni con maggiore responsabilità da parte degli enti locali. L'ultima riforma, quella alla quale non dico siamo più affezionati, quella per la quale maggiormente siamo stati votati, il premierato. Ora io ero ragazzino, c'era già questa sede quando si faceva la campagna elettorale, non tanto sul tema del presidenzialismo. Il premierato è una scelta istituzionale che di fatto blinda le scelte del Parlamento in linea con quelle che sono state le indicazioni degli elettori. Nulla di più. È un modo per dire i cittadini scelgono con quale maggioranza vogliono essere, da quale maggioranza vogliono essere governati, con quale programma vogliono essere governati, da chi vogliono essere governati e si toglie al palazzo la discrezionalità di ribaltare con manovre di palazzo le scelte fatte dai cittadini. È una cosa molto semplice, non è altro, lo dico perché comunque voglio dire, siamo tutti reduci dalle campagne elettorali e amministrative, si tratta né più né meno che della trasposizione in chiave nazionale di quei principi che governano le nostre città e i nostri comuni. Noi eleggiamo un sindaco, un consiglio comunale, una maggioranza per i nostri comuni, sarà più o meno la stessa cosa a livello nazionale, con quel sistema di pesi e contrappesi che chiaramente non escludono assolutamente chi non vince l'elezione dalla far parte dei consessi legislativi e quant'altro, con tutte le misure precauzionali per evitare qualunque situazione di attentato alla democrazia, ma riteniamo che sia più un attentato alla democrazia quello di ribaltare il consenso degli elettori rispetto a quello di dare maggiori poteri decisionali, che non significa toglierli al Presidente della Repubblica come spesso compare, tolgono i poteri, no, il Presidente della Repubblica attuerà sempre i suoi poteri esattamente come dice la Costituzione, secondo gli indirizzi dati dalle scelte democratiche fatte dai cittadini. E non si può nemmeno dire che il governo Meloni lo stia facendo per il proprio interesse attuale, perché al governo la Meloni c'è già adesso. Quando entrerà in vigore questa, sicuramente ci saranno degli strumenti che si chiamano elezioni che faranno sì che saranno i cittadini a scegliere chi votare. Quindi quando vedo veramente delle note, no, ma vuole, è perché vuole rimanere al governo 20 anni, chissà perché ci ricordano sempre, andiamo di 20 anni in 20 anni, ma lei vuole rimanere al governo, se eletta non vuole rimanere apposta con delle manovre di palazzo, e in ogni caso è una garanzia per i cittadini, quelli di poter essere, diciamo, coloro che scelgono da chi governare e anche in quale direzione essere governati. Quindi l'attuazione di queste riforme non è altro, e questo ci tengo molto a far sì che si faccia, insomma, molto, molta pressione su questo argomento. Vorrei che fosse chiaro a tutti, lo dico prima di tutto a noi stessi, lo dico alla classe dirigente del partito,
Noi stiamo facendo delle riforme che sono state già votate dai cittadini, perché nell'attuazione di questo programma non c'è nulla che non sia stato già presentato ai cittadini durante la campagna elettorale per le politiche. Giorgia Meloni, ma tutti i partiti della coalizione hanno detto: se vinciamo faremo questo. E tra le cose che avremmo fatto c'erano appunto queste quattro riforme, che implicano chiaramente dei passaggi non indifferenti, perché qualcuno tocca la Costituzione, ci saranno probabilmente anche dei passaggi referendari, quello che sarà l'iter dipenderà anche molto dall'atteggiamento, sarà costruttivo o distruttivo da parte delle minoranze delle opposizioni, ma ciò non toglie che non è altro che il dovere di un Premier e di un Governo quello di attuare quel programma con il quale è stato eletto. Perché noi, quando abbiamo votato per Fratelli d'Italia, abbiamo votato per il governo Meloni, perché si facesse il governo Meloni, l'abbiamo votato perché attuasse anche queste riforme, e quindi, come giusto sia, lo si fa. Sicuramente non faremo l'errore, immagino, che è stato fatto da governi precedenti per non trasformare poi eventuali passaggi referendari in una sorta di consenso sul governo, non sul governo, ma giustamente il consenso deve essere dato sulla riforma o non sulla riforma. A tal proposito comunico già che sul livello provinciale saranno organizzati, grazie ai militanti che si daranno il cambio e quant'altro, i banchetti per la distribuzione del materiale promozionale relativo alle riforme. I nostri militanti, noi compresi, noi siamo tutti militanti, sia militante se sia dirigente in partito, se sia parlamentare, se sia consigliere regionale. Non abbiamo mai smesso di essere militanti, indipendentemente dal ruolo. Saremo nei gazebo che saranno organizzati nel mese di agosto ed anche nel mese di settembre. Diciamo che per noi è estate fino a che non si riprende la scuola, questo più o meno è il calendario al quale chi è più o meno della mia età o anche qualche anno in meno è abituato a ragionare. Soltanto domani ci sarà il banchetto nel comune di Giaveno, altri verranno organizzati e comunicati chiaramente ai media locali secondo le indicazioni, ma soprattutto in un momento in cui molte città si popolano di villeggianti, altre si spopolano e quant'altro, è giusto che vengano organizzate secondo la disponibilità dei militanti, ma anche secondo gli spostamenti dei cittadini, che magari nel posto di vacanze, in un momento di relax, avranno modo anche, per chi abbia voglia di approfondire il tema, confrontarsi su quanto è in corso a livello governativo. Io, Augusto, chiederei a te a questo punto di farci un saluto, dirci qualcosa dal momento che sei qui, anche perché io ho soltanto fatto una breve carrellata, se ci dici qualcosa ci fa piacere, anche perché poi oltretutto sappiamo tutti che il rapporto è prima di tutto di amicizia e quant'altro con tutti e due, particolarmente con Augusta. Il fatto che questa sede, anticamente inaugurata c'era Ugo Martinat, indimenticabile compianto Ugo, quando abbiamo portato la sede nel passaggio da MSI di Alleanza Nazionale, in questa sorta di passaggio di testimone, è anche giusto che il parlamentare locale chiuda e saluti questa sede, che non significa la chiusura dell'attività politica, semplicemente che avremo una nuova sede nel corso del prossimo anno. Beh, sì, grazie Fabrizio, grazie a tutto il coordinamento provinciale. In qualità di vicepresidente nazionale del Dipartimento Organizzazione, questa è una conferenza stampa che ha la propria ragion d'essere sul fatto che proprio ieri è stata presentata questa campagna ad Ostia. L'abbiamo presentata ad Ostia, l'avrete visto anche oggi sui giornali perché è riportata ovunque. Abbiamo scelto Ostia perché è una sede balneare, siamo andati ad Ostia a presentarla. Questa campagna elettorale, questa campagna comunicativa delle riforme istituzionali del governo Meloni, che appunto per tutta l'estate impegnerà Fratelli d'Italia nei territori. Dopo quindi la presentazione che abbiamo fatto ieri, oggi in tutta Italia iniziano le conferenze stampa delle iniziative sul territorio. Ringrazio Fabrizio e tutto il coordinamento provinciale della provincia di Torino per essersi subito prodigato nel dare attuazione a questa campagna che il partito vuole adottare.
e che è una campagna che vedrà il partito impegnato in tutta Italia, compresa appunto la provincia di Torino, in varie iniziative che possono essere dal flash mob fino ai gazebo, proprio per sostenere il governo Meloni sulle quattro riforme di tipo istituzionale che in questo primo anno e mezzo, quasi due anni di legislatura, ha voluto portare avanti coerentemente con quello che era il programma con cui ci eravamo presentati alle elezioni. Quindi è con questo spirito che noi abbiamo deciso di affrontare quest'estate. Non è una novità che Fratelli d'Italia, anche già l'anno scorso, il Dipartimento Organizzazione aveva fatto in modo che il partito fosse impegnato sul territorio, ma abbiamo scelto questi quattro argomenti perché crediamo che siano quelli, innanzitutto, le tematiche che maggiormente interessano in questo momento particolare gli italiani, ma sono soprattutto le quattro riforme che andranno veramente a cambiare il volto del nostro Stato rispetto al passato. Le vogliamo sostenere, siamo in questo momento anche oggetto di una campagna mediatica da parte delle opposizioni, loro raccolgono le firme contro la riforma per l'autonomia, noi difendiamo quello che abbiamo ovviamente approvato in Parlamento. La nostra attività sia di Dipartimento Organizzazione sia in generale come Fratelli d'Italia sia in Parlamento, ma immagino anche in Consiglio regionale, non si ferma e infatti i lavori vanno avanti, questo a testimonianza del fatto che l'impegno non va in vacanza e anche quando andiamo in vacanza, non arriverò lo, ma quando noi andremo in vacanza in altre località, magari turistiche, magari al centro appunto dell'attenzione dei turisti, anche lì troverete Fratelli d'Italia e chissà, magari qualcuno di noi a distribuire questo materiale, perché appunto questa è una campagna nazionale che ci vede impegnati dal nostro territorio dove normalmente viviamo e facciamo politica anche in altre località. Andremo nelle località balneari, andremo nelle località, nelle città di interesse storico, nella stessa città di Torino magari ci saranno dei turisti che avranno modo di incontrare le nostre attività, però qua siamo nella provincia di Torino ed era giusto fare questo. Per questo io voglio ringraziare il coordinatore provinciale, tutto il direttivo, che non è soltanto gli eletti, ma tutti i dirigenti del partito che fanno il partito tutti i giorni, che si sono messi a disposizione anche il 2 di agosto, perché questo secondo me è la notizia, vedo dei giornalisti quindi voglio dirlo a loro, questa è la notizia, che il 2 di agosto il partito, il principale partito d'Italia, che magari potrebbe dire finalmente dopo una campagna alle regionali, dopo una campagna alle europee, dopo un anno abbastanza intenso, potrebbe così non svolgere le attività di tipo politico, e invece è sul territorio sia in provincia di Torino che appunto proprio perché siamo un partito in coordinamento con quello che è il Dipartimento Organizzazione Nazionale, quindi in tutta Italia. E questa è una cosa secondo me molto bella, perché che ieri ci sia stata questa nostra conferenza stampa ad Ostia e oggi in tutta Italia ci siano i coordinamenti o comunque i rappresentanti di Fratelli d'Italia che sono già impegnati nel portare avanti, nel creare questo volano rispetto a quello che è avvenuto ieri, è la dimostrazione che la nostra attività non si ferma in una conferenza stampa fatta ad Ostia, ma anzi è un esempio di organizzazione a 360 gradi che del nostro partito sempre impegnato, ripeto sempre, anche in un periodo che potrebbe nell'immaginario comune essere collocato con le ferie estive. Quindi il 2 di agosto e nel mese di agosto i rappresentanti di Fratelli d'Italia continuano a fare militanza. Grazie. Vabbè, grazie. Grazie quindi ad Augusta che appunto ci ha portato la voce del Dipartimento Organizzazione, la voce che io sono abituato a leggere via mail, con la quale imperiosamente mi comunica quelli che sono gli adempimenti che i presidenti provinciali devono svolgere sul territorio.
Io ringrazio quanti sono intervenuti, ringrazio, saluto anche Francesca Zurzolo, la nostra Concetta Zurzolo. No, ti spiego perché. Perché ti ho memorizzato male sul mio telefonino. Avendo tre numeri diversi, ho fatto dei casini. E addirittura in una seconda con Francesca Concetta, quindi figurati. No, peraltro abbiamo dato già comunicazione del banchetto di Gioveno di domani, quindi proprio questa è la dimostrazione di come sia parlamentare, sia militante, sia parlamentare a 360 gradi. E quindi devo dire che in un momento anche, ripeto, di affanno e di fatica, perché così è da diversi punti di vista, il partito e soprattutto i suoi militanti faranno vacanza ma continueranno a fare attività politica. Il direttivo provinciale, coordinamento provinciale, non mi ricordo qual è il termine esatto dopo il congresso, coordinamento, giusto? Sì, ecco. Prima, direttivo quando era imperioso, quando me l'ero nominato, adesso è il coordinamento, c'è il direttivo. Esatto, c'è il direttivo, sarà poi convocato in presenza nel mese di settembre. Ringrazio anche quelli che non sono venuti, che mi hanno scritto, che comunque si stanno attivando. So che tutti mi manderanno le comunicazioni legate all'attività sui propri territori. Io cerco sempre di rispondere, penso di avere come pregio quello di dire, se non posso rispondere sul momento, richiamo o comunque rispondo ai messaggi. Anche questo è fare politica, perché spesso la disponibilità a rispondere al telefono o a rispondere ai messaggi e scambiare interlocuzioni per l'organizzazione di attività sul territorio significa, da un certo punto di vista, essere militante se magari si è a 700-800 km di distanza da dove si sta in quel momento svolgendo l'attività. Quindi io auguro veramente a tutti buone vacanze, buona attività sul territorio, e aggiornerò sicuramente la convocazione del direttivo provinciale e del coordinamento provinciale nel mese di settembre, quando saremo tutti rifocillati dalle vacanze, ma anche tutti rifocillati dalle tante interlocuzioni che avremo sul territorio, perché sono sicuro che convergeremo e troveremo tanti elettori che continueranno a dirci: bene così, andate avanti, perché siete voi che abbiamo votato, siete voi quelli che voteremo, e vogliamo che attuate quello che ci avete promesso di fare. Buon lavoro a tutti.